Allora ragazzi, oggi è una giornata particolare, oggi siamo a sabato, è una gran figata di giornata, c'è un bellissimo tempo della Madonna, come direbbe Gesù. E sono qui ovviamente con la mia Fujiko, grande gnocca, peccato che sia solo qui in tela, e voglio dirvi che tutto stamattina fila liscio, ma c'è un ma, c'è un ma, c'è un ma. Il ma è che ve lo faccio vedere subito. La merda ragazzi è che questa cazzo di connessione di merda non va, è tutt'oggi che non va, ma orco dio. Brava Telecom, brava, brava. Good job, vero? Orco dio. Non vai mai un cazzo, porca vacca. Allora, in tutti questi giorni qua, questa connessione qua non va, no, cioè proprio non va, va alla cazzo de cane. Avete capito? Quindi ragazzi, visto che è una bellissima giornata, perché non andare sui forni? No vabbè, a parte gli scherzi ragazzi, allora io volevo parlare oggi un po' di una cosa che mi ha rotto e mi ha fracassato le palle di YouTube. E a parte perché non so di cos'altro parlare, quindi perché non parlare di YouTube, visto che tutti facciamo video su YouTube e tutti siamo bravi a fare video su YouTube. Dio cane. Quindi ragazze, io volevo dire una cosa, proprio un breve messaggio a tutti quelli che hanno... cose o cose che costano 1500 euro d'attrezzature. Allora ragazzi, ora ci sono molti youtuber che si mettono su YouTube con nuovi canali e chiedono sulle pagine di Facebook, ovviamente, oh ma potete dirmi il nome di un canale, potete dirmi qui, qua, qua... Ma perché non mettete Dio cane come nome di YouTube? Poi un'altra cosa, molta gente vedo che prende accessori che costano mille, cioè che costano tanti big money, no? Però ragazzi si possono fare video anche con delle attrezzature che non costino un'esagerazione, che non costino tanti soldi. Basta fare dei video buoni, di buona qualità, che la persona che faccia i video, Dio Porcino, si faccia ridere e basta. Quindi invece che spendere soldi per attrezzature che alla fine non userete perché smetterete di fare video, perché dite ah ma cazzo io c'ho 20 visual, chissà perché, ma Dio cane ci credo, fai dei video che madonna mia sembra di essere nell'era giurassica. In senso che sono proprio non lo so. Quindi ragazzi, quello che volevo dire è che andate in gnocca. Ah ragazzi, adesso l'ultima cosa che volevo dirvi per tutti quelli che fanno i video su YouTube, ma sapete che copiare tutti gli altri, fare gli stessi video a me sta rompendo proprio le palle. Quindi ragazzi, cercate di fare video o proprio video originali su YouTube e non cercate di fare sempre le monotone cose di tutti i santi giorni che tutti fanno. Quindi ragazzi, se vi ingegnate crescerete su YouTube, altrimenti vi attaccate al cazzo, ma soprattutto al mio cazzo. E quindi ci vediamo al prossimo video.